Cosa ci fa un palo da recinzione in Galleria Caffi? Se lo sono chiesti i passanti dopo l'ennesima notte di maleducazione da parte di ignoti che, come succede da qualche tempo, lasciano ogni genere di sporcizia davanti agli spazi commerciali in gran parte sfitti. Maria Candeago e la figlia sono le proprietarie di uno di questi spazi e cercano di tenere pulito. All'inizio era un negozio, una galleria stupenda, un gioiello, piena di gente, si lavorava tantissimo. Qua mangiano, dormono, si svegliano la mattina, fanno i propri bisogni su per le colonne, anche di tutti i tipi, e dopo lasciano le bottiglie rotte, bicchieri rotti, tutte le lattine, bottiglie di vino, di superalcolici, sono tutte quante qua in mezzo alla galleria, sulla panchina che ho di fronte. Mi ha scassinato la porta 2 volte e noi qua siamo di fronte al tribunale, abbiamo telecamere dappertutto, ma nessuno ha mai fatto niente. Precisiamo, voi di fatto qui non avete un'attività, però venite a pulire in continuazione perché ci tenete a questa galleria. Certo, certo, cosa facciamo? Se no qua nessuno viene, perché ormai tutti gli inquilini che sono stati dentro non hanno più interesse di venire qua. E io, che è mio e che ci tengo e che ho fatto anche tanti sacrifici per averlo, ci tengo ancora, insomma. Di qui un appello al comune. La città non è solo il centro della Piazza dei Martiri, ma ci siamo anche noi, che ogni tanto mettiamo anche una volta alla sera che ci sia un controllo.